Ieri, 14 giugno 2012, dopo le anteprime del 4 e del 6, è stata inaugurata nella magnifica cornice di Trani la storica rassegna letteraria organizzata dall'Associazione La Maria del Porto. L'undicesima edizione dei dialoghi può raccogliersi attorno ad un'unica parola chiave: cambiamenti. In un contesto assai problematico che vede la nostra società trasformarsi velocemente, la politica sempre più distante dalla gente, il crescente disagio economico e i vecchi modelli di riferimento cadere dai loro piedistalli. Saltata l'apertura del presidente Vendola, che ha dovuto dare forfè per sopraggiunti impegni istituzionali, alle ore 19 nel cortile centrale del castello si è tenuto il dialogo animato dal filosofo Umberto Galimberti, affiancato dal giornalista Pietro Del Soldà. I due intellettuali hanno affrontato il tema del cambiamento dell'uomo nell'età della tecnica. La realtà tecnologica, in particolare l'avvento dell'età digitale, ha modificato profondamente il rapporto dell'uomo con l'ambiente, con il prossimo, con il lavoro e con il bisogno di senso di ognuno. Ma la tecnica non ha nessun fine, non ha nessuno scopo. La tecnica è del tutto autoreferenziale. Cosa vuole la tecnica? Si potrebbe dire della tecnica quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza. Cosa vuole la volontà di potenza? La volontà di potenza vuole se stessa. Ecco, la tecnica vuole se stessa, vuole il proprio autopotenziamento, nient'altro che questo. E tutti quanti noi vogliamo la tecnica, perché se è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, noi vogliamo la tecnica. Gli uomini, sempre più bello di lei, dovrebbero inventare la politica. Perché la tecnica, il giocatore, sa come si fanno le cose. La politica sa se e a che scopo si devono fare. La rassegna ha un programma molto ricco che prevede workshop e laboratori, spettacoli e mostre. È il caso di Visconti, la ricerca estetica, i falsi autentici. La mostra, allestita nel Palazzo Bettrani al cura degli alunni del settore moda Ipsia IISS Bobbio di Trani, presenta gli abiti di scena, rifatti e quindi falsi ma autentici, dei film di Visconti. Abbiamo intervistato una delle docenti responsabili del progetto. Il progetto Visconti, che è qui rappresentato nella mostra a Palazzo Beltrani, è inserito quest'anno nella cornice dei dialoghi di Trani. Il progetto Visconti è un progetto scolastico che nasce dalla condivisione di due settori, moda e audiovisivo, e ha trovato nel maestro Visconti un ottimo ispiratore per riuscire a combinare moda, arte e cinema. È stato il progetto d'istituto di questo anno scolastico che ha coinvolto alunni e docenti. Non ci resta quindi che ricordare che i dialoghi animeranno il centro storico di Trani e il Castello Svevo sino a domenica 17 giugno, un'occasione da non perdere.